Sarebbe forse fin troppo facile prendere la scheda tecnica, dargli uno sguardo un po' più da vicino e dire ok, questo è il Best Buy, lo smartphone da acquistare per questa fascia di prezzo. In realtà Redmi Note 9S ha tante diverse sfaccettature che ho provato in questa settimana, 10 giorni di utilizzo e quindi ho cambiato un pochino la mia idea, ma vi racconto un pochino meglio, dai. La domanda a cui ho cercato di rispondere per provare meglio questo smartphone è stata la seguente: cosa fa la differenza nella fascia dei 200 euro a cui poi lui appartiene? Che è una fascia molto particolare perché il settore è sempre particolarmente competitivo, è vero, ma proprio lì in basso si gioca poi una partita ancora più complessa perché ci sono tante alternative e soprattutto bisogna avere le carte giuste e non alzare troppo poi la richiesta economica. Ecco, Redmi Note 9S fa assolutamente bene questo tipo di lavoro, lo fa anche con il 9 Pro che ribadisco ancora una volta è identico e arriverà nelle prossime settimane in Italia con il chip NFC, ma il punto poi qual è? Non conta soltanto l'hardware, ma anche poi come lo utilizzi. Quindi nell'articolo vi racconto di uno smartphone che ha il motore di una Ferrari e magari dei copertoni, no? Delle ruote che non sono fatte per viaggiare a 250 km/h. Voglio iniziare dalle cose che mi sono piaciute perché sono davvero tante e ovviamente parto dal display che è un po', come dico sempre, il biglietto da visita di uno smartphone, in questo caso un IPS LCD da 6,67 pollici, Full HD Plus, molto luminoso, anche all'esterno si legge abbastanza bene, non ci sono troppi riflessi, ecco. E guardando un po' al 2020 si vede in generale come la differenza tra questi smartphone più economici e i top di gamma si stia accorciando anche sotto questo profilo, cosa non affatto scontata qualche anno fa. È vero che poi sopra una certa soglia ci si sposta sulla tecnologia OLED o AMOLED che sia, ma ecco, adesso possiamo comunque godere di ottimi pannelli anche spendendo poi una cifra così contenuta. Tra l'altro c'è anche il forellino che a me non dispiace affatto rispetto al notch visto invece su tanti modelli Redmi dello scorso anno. Le cornici sono chiaramente un po' più pronunciate, ma una cosa che ci sta è poi il pannello comunque è piatto, quindi non ci sono delle curvature in nessuna delle direzioni. Mi è piaciuto anche nei materiali, nell'ergonomia, nonostante sia uno smartphone abbastanza importante come dimensioni, tra l'altro erroneamente nell'anteprima avevo detto che questa è plastica. Dal rumore mi sembra fatale, in realtà è vetro. Gorilla Glass 5 che ho utilizzato in entrambi i lati, e così comunque nel feedback è assolutamente positivo, seppur glossy e quindi trattiene tutte, ma proprio tutte quante le impronte. Questa tra l'altro è una colorazione abbastanza piacevole, spero vediate che è poi anche abbastanza sporco, però c'è sempre a voi la cover, ma io sconsiglio quella che si trova all'interno, che è una plasticaccia, insomma, un po' troppo cheap. Sempre molto comodo il lettore di impronte laterale, e tra l'altro non ne sbaglia una, ma non è neanche rapidissimo. Devo dire che poi il tastino è pigiabile, è comodo, c'è anche una scanalatura che mi permette di individuare molto rapidamente il punto. Per me è comodissimo, mi rendo conto che magari per chi è mancino non si possa dire la stessa identica cosa. Lo preferisco comunque a quelli tradizionali, più classici che si trovano dietro, anche perché è anche più immediato, ecco, non devo stare lì a cercare troppo. Mi piace poi che sia completo con quei piccoli dettagli che, ecco, sì, proprio qui nella fascia dei 200 euro fanno più la differenza. Penso al jack audio da 3,5, la radio FM, la porta infrarossi qua sopra e poi anche il LED di notifica che sta un po' scomparendo in generale nel comparto smartphone, anche perché ci sono gli always on display, non su questo. LED che comunque è incastonato lì in mezzo alla capsula auricolare, si vede abbastanza bene, piccolino, ma si fa notare. Più nel complesso è la piattaforma hardware che fa la differenza perché Snapdragon 720G è una delle ultimissime soluzioni e come tale si porta con sé tutta una serie di componenti. Penso ad esempio al Wi-Fi AC Dual Band, a Snapdragon X15, il modem che tra l'altro è condiviso anche con la piattaforma 730 e poi ancora la GPU Adreno 618 che mi permette di giocare praticamente a tutto. È una gestione energetica complessiva che di certo è stata migliorata con processo produttivo a 8 nanometri e poi sì, una batteria da 5000 mAh che fa anch'essa la differenza. Infatti non ve l'ho detto ancora, ma pesa 209 grammi che sono certamente tanti, sono spiegati in parte proprio da questo componente. Il risultato è assolutamente positivo, sono al 15%, sono più o meno le 4 del pomeriggio, io ho ricaricato anche questa volta 2 giorni fa, quindi chiudo tendenzialmente con un giorno e mezzo di utilizzo reale. È vero,
siamo molto a casa, ma io ho utilizzato mediamente 30-40 minuti al giorno di videochiamate con WhatsApp, con Google Duo, e ho giocato anche tanto a Call of Duty Mobile. Insomma, utilizzo poi lo smartphone abbastanza a fondo, nonostante sia racchiuso in queste quattro pareti. Chiudo poi con lo slot triplo, che è sempre molto comodo, quindi posso utilizzare, e l'ho fatto, due nano SIM contemporaneamente. Potrei anche espandere la memoria interna, che in questo caso, in questa variante, è di 64 GB, memoria UFS 2.1, ma non ho ancora sentito l'esigenza. Tra l'altro ho anche installato diverse applicazioni. Se poi passiamo alle cose che invece non mi hanno fatto poi così entusiasmare del Redmi Note 9S, ecco, ci metto le prestazioni in generale. È chiaro, è uno smartphone da 200 euro, quindi so bene il contesto, ma è anche vero che poi da Snapdragon 720G mi aspettavo qualcosa di meglio, o per meglio dire mi attendevo un'ottimizzazione differente, perché proprio nell'utilizzo di tutti i giorni, in quelle che sono le operazioni classiche, che può essere il multitasking, può essere lo scrolling di una pagina web, oppure sì, la chiusura della fotocamera per passare rapidamente a un'altra applicazione, ho notato tantissimi lag, a volte un momento di incertezza che può essere anche un secondo di incertezza. Ecco, una mancata ottimizzazione generale che potrei spiegare con il fatto che è uno smartphone nuovo, arriva adesso sul mercato, tra l'altro si è appena aggiornato anche con le patch di aprile, ma ecco, tutto ciò non può comunque giustificare il fatto che adesso non sia poi uno smartphone così fluido come lo sono stati anche i suoi predecessori nella stessa identica fascia di prezzo. È basato su Android 10, è vero, ma manca ancora qualcosa. Non è direttamente legato a quanto appena detto, però anche la MIUI 11, ecco, credo che ancora debba essere migliorata. Tra l'altro è appena uscita la 12, non vedo l'ora di provarla, perché questa è ancora un gradino sotto, a mio parere, rispetto alle altre personalizzazioni Android, le migliori, che poi hanno qualche opzione in più, qualche funzione in più. Cioè, il fatto che manchi il drawer, è vero, posso sempre utilizzare un launcher alternativo, ma ci sono dei piccoli dettagli anche nella gestione complessiva delle impostazioni, la gestione delle notifiche, che non ha poi un controllo diretto se non tanti piccoli aggiustamenti che si possono fare anche sulle singole applicazioni. Si potrebbe comunque certamente ottimizzare, spero che la 12 lo renda certamente più familiare a chi è magari più critico come me. Chiudendo poi questa parentesi delle cose che non mi hanno fatto impazzire, ci metto chiaramente anche la mancanza del chip NFC, che costa pochissimo, infatti è stato poi messo sul Redmi Note 9 Pro. Vedremo quale sarà la differenza, ma io non credo che si andrà oltre poche decine di euro, arriverà comunque nelle prossime settimane. Fotocamere che sono state spostate al centro, mi piace di più questa impostazione rispetto a quella precedente, poi a semaforo, che abbiamo visto in tutto il 2019, ma la sostanza poi non cambia. La principale infatti la stessa, da 48 megapixel, che comunque garantisce degli ottimi scatti, anzi eccellenti per questa categoria di smartphone, non smetterò mai di dirlo. Tra l'altro voglio sottolineare la bontà di questa applicazione della fotocamera, che è probabilmente quella che poi va meglio all'interno del software intero, infatti va molto rapida e soprattutto si passa da un'opzione all'altra, da una funzione all'altra, senza impuntamenti. Grande angolare abbastanza classica da 8 megapixel, anche questa comunque riesce a garantire degli ottimi scatti. E poi c'è una macro che mi ha sbalordito, io sinceramente non la utilizzo tanto, è una 5 megapixel, ma riesce a catturare tantissimi dettagli e soprattutto ha una messa a fuoco che a pochissimi centimetri, ecco, è molto precisa e molto rapida. In generale l'autofocus lavora bene, e lavora bene anche nei video che possono essere registrati in 4K a 30 frame per secondo. Più soddisfacente anche la fotocamera frontale, che resta da 16 megapixel, riesce a catturare da quel piccolo forellino anteriore degli ottimi scatti. Tirando un po' le somme, se penso a questo Redmi Note 9S / 9 Pro, lo immagino come il classico scolaro che ha tutte le carte in regola per chiudere l'anno con 10 e lode, e poi in realtà chiude l'anno con un 7,5. Questo perché è vero, sulla carta ci sono tutti gli ingredienti per essere il miglior smartphone probabilmente sul mercato in questo momento nella fascia dei 200 euro, ma poi mettendo insieme tutto questo non viene fuori un'esperienza complessiva così appagante. È assolutamente nella media, sopra la sufficienza, e si riesce a fare davvero tutto, però c'è bisogno comunque di un'ottimizzazione software che sistemi un po' la situazione, ma comunque resta un'autonomia super che fa la differenza. E poi è così un comparto fotocamere che non ha nulla da invidiare a quei medio gamma di fascia un po' più alta, che costano a volte anche il doppio. Maggiori informazioni le trovate qui sotto, la recensione è appena andata online su hdblog.it. Ciao!